Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi sono emozionatissima e non vedo l'ora di aprire la nuova box di giugno della Rebel dedicata all'Oriente. Guardate che box bellissima, la presentazione è stupenda, intanto c'è il restyling, non è il solito bauletto ma abbiamo una forma quadrata con questa immagine stupenda di questa geisha in primo piano e tutti i dettagli nei bordi e nel retro. Niente ragazzi, io direi di aprirla perché sto soffrendo, sono giorni che qui sulla mia scrivania non faccio altro che tentare di aprirla e dire no, devi aspettare l'unboxing, e quindi ho fatto la brava. Quindi apriamo. Ok, la prima cosa che vedo sono Crispy Nori Snacks Original, quindi sono degli snack. E sono degli snack coreani. Purtroppo non credo di poterli mangiare, ma sicuramente non andranno sprecati. Mi piace tantissimo questa confezione gialla. È molto carina, mi ricorda proprio quegli snack che ho mangiato in Giappone, sono piccini, con le loro confezioni piccine ma talmente carine. Credo che questi snack siano così, dice che ci sono 25 calorie per pacchetto. Poi andiamo, no ragazzi questo lo dobbiamo vedere subito, oh mio Dio, oddio ragazzi è bellissimo, oh mio Dio. Ok, è un ventaglio e è magnifico. Un attimo che lo apro. Guardate, cioè mi viene da prenderlo veramente con la punta delle dita. Scusate il riflesso, spero possiate vederlo. È magnifico. Io non ho parole. Cioè, il team della Rebel è andato oltre ogni aspettativa. Io sono totalmente affascinata da questo oggetto. Sapete che io amo il Giappone, qualsiasi cosa venga dal Giappone, quindi per me... No, ragazzi, è stupendo. Ma guardate che bellezza! No, ragazzi, è bellissimo. Ok. L'artista si chiama Jean o Jean. Hanno realizzato questo originale ventaglio artigianale biglietto ispirato ai tradizionali uchiwa giapponesi. Le illustrazioni sono bellissime, stampate su una carta particolare a cui viene data la tipica forma piatta. Il bordo dorato è rifinito a mano, il disco viene laccato e incollato al manico, lavorato e realizzato in legno. Successivamente viene poi laccato di nuovo tutto il ventaglio per renderlo più resistente. Diventa anche un regalo originale sul retro, si può scrivere una frase portafortuna o auguri. Infatti, qui c'è anche la bustina con... si può insomma inserire dentro e regalarlo. Ovviamente questo io non lo regalerò proprio a nessuno. Questo è mio, è stupendo. Io sono senza parole, credo di aver trovato il mio item preferito, penso, non lo so, andiamo avanti. Ok, vedo una lip mask ed è, sono quelle tipiche maschere che ogni tanto troviamo nella Rebel, molto utili per le labbra. Si chiama Choc Choc con vitamina B3. La userò senz'altro. Poi, no vabbè, oh mio Dio, oddio, ok, wow. Oh mio Dio, ok, è tipo la bento box con i panda ragazzi, ok, un attimo che l'apriamo insieme, io sono, cioè, oh mio Dio, è bellissimo. Come sapete tutte le bento box hanno queste chiusure, possono essere come in questo caso elastiche in silicone, in tessuto eccetera eccetera ed hanno all'interno anche dei divisori, alcune no perché dipende magari se ci sono giapponesi o comunque persone che sono ordinate nel non far mischiare tutti gli ingredienti non ne hanno bisogno. In questa non c'è, è molto capiente, ma guardate questi panda, oh mio Dio! Questa box è stupenda, io non so cosa dire, oh mio Dio, la userò per il mio spuntino da portare al lavoro decisamente. Il materiale di bambù, perché ho letto qui, bambù teak eco-friendly lunch box, e la userò senz'altro, cioè ragazzi io sono senza parole, io... Veramente io faccio i complimenti al team della Rebel, vi siete superate.
Basta, non aggiungo altro. Ok, andiamo al libro di questo mese. Ci avevano già anche anticipato. Il titolo è Riflessi, A Twisted Tale. E se Mulan dovesse viaggiare nel regno degli spiriti, edito da Giunti. La copertina è flessibile e nera e le pagine, non so se riesco a farvele vedere, qui in alto è come se fossero, non bruciacchiate, ma tipo sporche. L'immagine di Mulan è in lucido, con la spada in rilievo, ed è tutto con queste sfumature fumanti, bianche, grigie, nere. E poi abbiamo la stampa per noi dell'immagine principale della box. Guardate che bella, è stupenda. Cioè, veramente mi piace l'immagine. I colori sono alcuni dei miei colori preferiti, poi insieme danno un senso di armonia, di continuità, non so dirvi, è bellissimo. Anche il kimono che porta questa figura è veramente eccezionale. Cosa volete di più, ragazzi? Niente, ragazzi, io sono scioccata, letteralmente. Dunque, cosa mi è piaciuto di più? Come sempre, quando si parla di Rebella, a me piace tutto. Mi ha scioccato tanto la lunchbox molto pandosa e il ventaglio. Cioè, ragazzi, che cosa vi devo dire? Io... la Rebel Box ormai è diventata la box che aspetto di più ogni mese, perché all'interno ci sono sempre dei gadget che a me non deludono mai. Cosa vi devo dire? Se non l'avete mai acquistata almeno una volta nella vostra vita, fatelo, perché non rimarrete delusi, ve lo assicuro. Niente ragazzi, questo è tutto, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, mi sono molto emozionata e sono rimasta molto contenta di tutti gli item che ho trovato. Non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo alla prossima, ciao!